Appassionati di hockey, buonasera da Alessandro Grasso Peroni che vi parla come sempre dal tempio dei pattini, della mazza, delle palline, dello spettacolo dell'hockey qui a Sarzana. Pala Terzi, gara valevole per la giornata numero 17, quinta di ritorno tra il Cari Spezia Sarzana e il Geotex Bassano. Gol, il gol dopo appena 31 secondi, il vantaggio del Bassano. Angel Miguel, Miguel Angel Nicolas, dall'altra parte va via Squeo, prova Squeo, la parata di Cunegatti. C'era De Oro, prova Gomez, ancora Cunegatti. Ancora Taylor, la parata di Corona e poi il 2-0 ancora di Nicolas. Siamo al quinto minuto e 47 secondi. Sterpini, su di lui De Oro, ruba palla De Oro, occhio a Nicolas, fermato da Borsi e poi il terzo gol. Gran gol di Gaston Marinaro, De Oro. Tutta attenzione, Montigel, De Oro, è il 4-0 di Nicolas in contropiede. Giocati 9 minuti e 32 secondi. Va De Oro, lo scarico, il tiro di Montigel, parata di Corona. Gonzalo Gomez perde pallina ad opera di Nicolas. Corona addirittura fa il lighita della situazione. E sfiora il quinto gol per l'ennesima volta. Poi ancora Corona su Ambrosio. Gomez. Prova Gomez, si alza la pallina. Di Donato perde la pallina Nicolas. Ha provato il numerone. Dai e vai con Taylor. Poi c'è stato il tentativo di Montigelle, c'è il gol del Sarzana, finalmente trova il gol di Sarzana al secondo minuto e 28 secondi. Può contropiede di Borsi, ha provato il number. Però è ancora Gomez, grandissimo gol di Gomez. Vedi come le partite cambino. Poi il fallaccio, fallo di Gonzalo Gomez che si becca il blu. Ambrosio contro Corona e Corona ne ha parati parecchi di punizioni di prima. La possibilità, c'è il gol. Il 5-2 di Ambrosio. Nicolas in transizione, prova la parata poi di Corona. Borsi cerca lo spazio per l'assist e il De Rinaldis non è riuscito a battere Cunegatti. Ambrosio prova ad andare via di Donato e segna un gol meraviglioso. Meraviglioso gol di Ambrosio al minuto 20 e 13. Al volo Zen, la parata di Corona. Fallo in attacco del Bassano, perché era il decimo fallo di squadra. Para Corona. Il 3-0 di De Oro, il 4-0 ancora di Nicolas. E adesso c'è la gambetta di Gomez che si becca al blu. E c'è un altro tiro libero. E De Oro non fa gol. Sul cartellino blu a Gomez, sul primo cartellino blu a Gomez, tra l'altro ora c'è il power play del Bassano. C'è il rigore. E Borsi segna,
Mancano 16 secondi e con Anzi, vedi che Montigella va a segnare anche il settimo gol al 24-47 e finisce, dunque finisce la gara con la vittoria del Bassano. Adesso andiamo a fare le interviste con i due portieri Massimo Cunegatti e Simone Corona. Simone Corona, hai dato tutto come sempre, hai imparato tanto, ma oggi troppo più forte il Bassano. Il Bassano è per me la squadra che andrà a vincere la Coppa CER, noi per ora non dobbiamo neanche guardarli, se noi lottiamo tutte le partite per la vittoria, ma loro partono avanti, noi abbiamo dato tutto e sono convinto che è un buon risultato anche così, abbiamo giocato bene. Massimo Cunegatti, autentico mito dell'hockey italiano, una vittoria preziosa, avete giocato un primo tempo straordinario in autorità, poi avete visto forse troppo molli all'inizio della ripresa. Sì, abbiamo fatto un primo tempo perfetto, abbiamo fatto 4 gol che ci hanno praticamente fatto rilassare, perché poi siamo entrati in secondo tempo tranquilli e loro hanno fatto 2 gol che hanno riaperto un po' le partite, però poi abbiamo sfruttato le occasioni e abbiamo vinto facilmente. L'ultima battuta, hai visto il portiere del Sardana Simone Corona, come lo giudichi? È il primo anno che fa in A1, quindi la sua squadra è messa bene in classifica, significa che il merito è anche suo, quindi sì, sicuramente sta facendo bene, anche stasera nel secondo tempo ha fatto i numeri, quindi è una promessa.